direi che abbiamo un nuovo collegamento. Eh sì, giusto? Abbiamo un nuovo collegamento. Allora, vediamo subito perché vogliamo parlare di musica. Parliamo di musica però partendo da un video. Ok, quindi chiedo alla regia di proporci il nostro video meraviglioso. Vai regia. E torneremo, questo è il nuovo video di Mauro Cantonetti che salutiamo in collegamento con noi. Buongiorno, ciao Mauro. Ciao a tutti ragazzi e ciao a tutti i telespettatori di Cremona 1, è un piacere sentirvi. Allora, partiamo subito da questo nuovo tuo lavoro, torneremo, a chi è rivolto, cosa vuoi rappresentare? Torneremo a vivere questa bellissima immagine che abbiamo appena visto, un'Italia che vuole rinascere? Beh, allora, diciamo che il brano è nato con l'intento di dare un messaggio più di certezza che di speranza, perché in questi giorni, anzi facciamo che in questi mesi, si è sentito tanto un messaggio univoco che era andrà tutto bene, che sinceramente ti dico sa di speranza, però aspetta un attimo, c'è un'incertezza. Invece io immagino molto delle persone che in questo momento hanno bisogno di certezze su basi solide a cui poggiarsi, quindi ho scritto questa canzone per far sì che sia un messaggio che abbia questo contenuto, ma che sia anche un doppio messaggio che valga per tutti i giorni della nostra vita. Infatti, dopo un momento di disperazione, di sconforto, qualcosa che è andato a male, insomma, il messaggio è sempre stato quello: torneremo, ovvero siamo pronti per poi arrivare a una vita più bella, più nuova, più migliore in questo caso. Torneremo a vivere praticamente. Esatto. Com'è nato questo brano? È nato gli inizi di marzo. E ti dico già che io faccio musicista di professione, quindi saprai già come è noto, insomma, che noi tutti musicisti siamo completamente fermi. Sì. La prima cosa che in questo caso da artista ho pensato è che dovessi fare qualcosa di artistico e lanciare un messaggio, perché la musica alla fine è un messaggio. Altro che. È un messaggio, e soprattutto volevo riscoprire la funzione dell'artista e del musicista in questo caso, che era appunto scrivere per una funzione sociale, per qualcuno, per un momento particolare. Ed è nata veramente in poco tempo. Se tu pensi che un brano nasce, viene prodotto e viene pubblicato, soprattutto a livello discografico, come ho fatto io nell'arco di 3-4 mesi per un singolo, io l'ho fatto in una settimana e mezza, con tutte le difficoltà che poi c'erano, perché si stava avvicinando il periodo del lockdown, era difficile fare delle riprese, soprattutto per il video. Infatti ho cercato degli stratagemmi che mi permettessero poi di farlo, e alla fine ci sono riuscito. Tu hai detto che la musica è ferma, e tutti gli artisti però si stanno reinventando con delle dirette Facebook, dirette Instagram. È un modo diverso, l'abbiamo già ripetuto più volte con molti tuoi colleghi, per mettersi in gioco, per dare appunto un'immagine da sé completamente inedita, secondo me, dal punto di vista musicale, un po' mettersi a nudo con il proprio pubblico. Tu cosa, anche tu lo so che organizzi delle dirette dove fai delle performance per tutti i tuoi amici, che tutti i tuoi fans che ti seguono. Ma sì, più che altro il mondo si è completamente rivoluzionato per noi musicisti. Io personalmente ti dico, nelle mie dirette preferisco non cantare, perché proprio voglio avvicinarmi come funzione sociale, e nelle mie dirette preferisco parlare col pubblico, di vedere altri punti di vista, perché poi comunque quando si scrive una canzone è giusto capire come ragionano anche gli altri, cosa vivono, cosa provano, cosa che magari non puoi provare tu ma che un altro invece la può vivere. E quindi preferisco molto parlare col pubblico, sentire come stanno, cioè mi associo molto a quello che al momento la tecnologia ci permette di fare, proprio riavvicinarci magari a chilometri di distanza, però risentirci. Ecco, una cosa che mancava proprio prima del Covid-19 era questo, era secondo me, e quindi ho cercato di seguire questa corrente di pensiero. Con te vorrei toccare un altro aspetto: tu sei anche studente di conservatorio, come si è organizzato la tua scuola con le lezioni, con gli esami e quant'altro? Allora, io sono studente al Conservatorio Nicolini di Piacenza, e al momento l'istituto, dopo un attimo di stop forzato perché regnava totalmente l'incertezza del riaprire o non riaprire, una volta capita la situazione ci siamo subito attivati per far sì che innanzitutto proseguissero le lezioni online fin dove possibile per certe materie. Ovvio, la parte di suonare in orchestra
non si può chiaramente fare, così come anche cantare in una corale per il semplice fatto che le latenze della linea internet non permettono una sincronizzazione valida. Però tutte le materie che sono inerenti al teorico o comunque al simil pratico a distanza si possono fare tranquillamente. Per gli esami ancora bisogna vedere come fare, perché alcune materie verranno magari riprese a settembre inoltrato, soprattutto quelle pratiche, mentre per quello che riguarda certi esami, ovviamente quelli teorici, alcuni si svolgeranno direttamente online. Ho capito. Progetti per il futuro? Innanzitutto scrivere altre canzoni. E poi ti dico, in questo momento secondo me è difficile individuare un futuro, soprattutto per quello che riguarda, parlo per la mia categoria, perché ci sarà un mondo nuovo, questo è, mi sembra abbastanza scontato, e il primo musicista o il primo della nostra categoria che arrivi a una soluzione che gli permetta di viverci con questo lavoro come faccio io, come fanno tanti altri, di viverci con questa situazione, secondo me è come Cristoforo Colombo del 2020, cioè arriva in una terra inesplorata in cui pianta bandiera e detta nuove leggi di mercato per quanto riguarda la musica. Poi chi vivrà vedrà, insomma. Mi piace tantissimo, ci sarà un nuovo mondo. Mauro, io naturalmente ti ringrazio, ti aspettiamo nuovamente, magari anche qui in studio, quando sarà risolta questa emergenza, con i tuoi nuovi lavori. In bocca al lupo. Grazie a tutti e soprattutto voglio dare un abbraccio all'ospedale di Cremona, con cui ho collaborato per un progetto di donazioni di un altro musicista di Cremona, Alessandro Marchi. Abbiamo raccolto una discreta somma che abbiamo devoluto all'ospedale di Cremona, e quindi un abbraccio a Cremona, un abbraccio all'Italia, un abbraccio alla mia Piacenza, alla mia Roma, perché io sono di origine romana, quindi un abbraccio forte e sentito all'Italia. Torneremo e ce la faremo, dai. E noi, Mauro, abbracciamo te e ti ringraziamo per essere intervenuto quest'oggi. Tosato, allora diamo un'occhiata al forno per vedere. Vuoi dare un'occhiata? Grazie pronto. Mauro, grazie, bel collegamento insieme a lui e Aspetta, vuoi darmi degli stracci bagnati? Che fastidio. Allora, stavo dicendo che ci ha telefonato, ci ha skypato da Piacenza. Da Piacenza. Adesso fra un po' arriva un piacentino qua, te lo dico.